Due linee del tram che collegano la zona orientale con il centro di Napoli. L'azienda cittadina di mobilità ha riattivato le linee 2 e 4 per migliorare il servizio trasporti dedicato ai napoletani e allo stesso tempo ammodernare la flotta che ora conta 35 mezzi a disposizione. Con la ripartenza della linea 2 e della linea 4 del tram riprende completamente tutta la rete tranviaria del comune di Napoli. Lo scorso anno abbiamo attivato la linea 1. Adesso riprendiamo con la linea sulla direttrice costiera, quindi con la 4, e con la linea di collegamento tra San Giovanni e Piazza Nazionale, quindi con la linea 2. Sulla linea 4 avremo 4 tram Sirio in servizio, sulla linea 2, 2 tram CTK, i tram d'epoca bellissimi, che facciamo riprendere a circolare perché sono una memoria storica della città. Un primo segnale di riorganizzazione aziendale che poi ci porterà, speriamo, alla fase 3, che è quella appunto dell'efficientamento, del servizio, che poi è il percepito, la cosa importante per i cittadini, poter godere di un servizio a livello della terza città d'Italia, la prima del Mezzogiorno. La cerimonia è stata anche l'occasione per fare il punto sulla grave crisi economica dettata dalla pandemia, che nel 2020 ha inciso per 20 milioni di euro di mancati incassi ed una previsione per l'anno in corso che si attesta sui 15 milioni di perdite. È chiaro che si tratta di cifre enormi per le quali il Ministero dei Trasporti sta già mettendo in conto degli interventi dello Stato.